Allora, abbiamo montato qui all'ingresso della nostra sede questa console professionale per un DJ. Infatti oggi abbiamo un DJ, Rosario Orsino, che è arrivato così oltre a mettere canzoni di altri e brani di altri, ha deciso di produrre delle canzoni per sé da proporre al pubblico. E siamo alla seconda produzione, Esatto. che si chiama? Who I am. Chi sono praticamente? Perché poi nel video che vi mostreremo, mentre vanno queste nostre quattro chiacchiere, si rende conto nel video che tu eri un imprenditore che desiderava fare il DJ. E Esatto. alla fine che succede? Alla fine accade che alla fine non sono nessuno proprio, né l'uno né l'altro. Wake up, lazy boy. Another day is starting, ain't no time to waste. Every day I feel the same. Work and study and my brain's in flames. Però quiero verano con amante morenita. In pratica ho scelto di fare questa cosa perché ho supposto che mettere un brano in una pista e far ballare secondo magari il mio canone e magari quello che poteva essere la mia idea poteva essere più gratificante, perché suonare magari una cosa altrui è buono, ma quando poi hai a che fare con la pista e suoni ciò che è tuo è ben diverso. Questo VAM si trova su YouTube. Su YouTube e su 32 portali, in più 514 radio italiane. Oggi, dopo una settimana e mezza su per giù, mi ritrovo con una soddisfazione confrontata magari su YouTube di più di 1.000 visualizzazioni con critiche alquanto soddisfacenti. È vero, magari ci sono state anche quelle critiche che magari ti faranno sempre crescere, però la mia idea è quella di portare il mio progetto avanti in modo tale che poi, come si dice, dovrò crescere ancora. Quindi non sarai soltanto il DJ che mette musica degli altri, ma il tuo obiettivo è quello di produrre la Esatto. tua musica. Sì, esatto, sì, voglio produrre, cercare di produrre più canzoni in modo tale da fare anche magari un album o qualcosa in futuro. Com'è il mondo dei DJ? Vedo che in tanti, a parte il sottoscritto, insomma, vecchi amori, in tanti si sono avvicinati a questa voglia di proporre della musica di qualità. Allora, oggi è una cosa, è ben diverso perché come tu ben sai, oggi c'è chi magari non lo fa più per moda che per passione, mentre noi siamo quelli di vecchio stampo, chi più di te, che ho avuto l'onore di suonare con te, quindi sai bene di cosa sto parlando. Oggigiorno c'è il computer, la cosa che non leggi più la pista, non c'è più quella cosa di sentire, di toccare la musica, quindi oggi si sentono DJ anche toccando un computer, quando poi noi di vecchia scuola abbiamo sudato e studiato tantissimo per affrontare questo percorso. La prima persona che mi è stata in primis vicina in questo percorso è stata nonché la mia fidanzata Mina, che poi è stata colei anche che si è occupata della regia di questo video. E poi comunque c'è stata la casa discografica, la Adam Records. Devo ringraziare comunque il progetto portato a Dolce Vita di Mimmo Lo Sasso, Francesco Pezzuti, Antonio Siani, tante persone che comunque mi hanno susseguito in questo percorso. Bene, grazie a Rosario Orsino e in bocca al lupo per tuo questo nuovo lavoro. Magari ce lo fai sentire un poco? Lo buttiamo in pista? El corazón me quita. Hey, Mr. DJ. Pump up the volume, don't stop and play. Pump it again, baby, it's Friday night. Just give me sex and some French champagne.